Toc toc, Arnold! Posso entrare? Vedo che hai deciso di creare per te un vero paradiso tropicale. Non pensi che la palma nel soggiorno sia un po' eccessiva? Va bene, ecco altro cibo, bevande e nuovi amici. Paperelle di gomma! Divertiti pure! Che ne dici di alcune bollicine benefiche? L'idromassaggio può imitare l'esercizio fisico, come squat, trazioni o flessioni. Quando vibrano, le fibre muscolari si contraggono, aumentando di volume, e in soli 30 giorni raggiungeranno il massimo livello di forza e resistenza. E a te, oh pigro, piacerà sicuramente! Arnold, questa è la prima volta che ti vedo così felice! Suggerisco di continuare l'esperimento. Ti chiuderò nella vasca da bagno per 30 giorni, ma a una condizione. Chiudo l'acqua e ti lascerò solo il cibo che hai in questo momento. Sì, probabilmente non avresti dovuto mangiare così tanto. Se non esci dal bagno per 30 giorni, a parte le infezioni batteriche della pelle e la desquamazione delle unghie, avrai due opzioni. O la completa disidratazione e la perdita di 1,3 litri d'acqua, o iperidratazione, quando il corpo riceve più acqua del necessario e ciò porta a un gonfiore del cervello. Arnold, stai consumando cibo e acqua a un ritmo allarmante. Sorprendentemente, a causa della prolungata immersione in acqua, la pelle diventerà secca e screpolata e diventerà molto facile contrarre un'infezione alla pelle in un'acqua così sporca e vecchia. Solo una cosa, Arnold. Per favore, non guardarti la mano. Per trascorrere 30 giorni in un bagno sorseggiando cocktail, la tua pelle deve essere più simile a quella di una foca. Dopotutto, hanno il 20% in più di grasso sottocutaneo rispetto agli esseri umani, il che fornisce un'eccellente impermeabilità e protezione. Ma ora, in quanto portatore di parassiti intestinali pericolosi per l'uomo, difficilmente sarai il benvenuto a una festa del genere. Arnold, non assomigli affatto a una foca e sei completamente inadatto alla vita acquatica, ma d'altronde il tuo bagno ormai è un paradiso per le piante. La tua palma è fiorita, i funghi crescono sul soffitto e sembra che in qualche modo il grano sia germogliato nel tuo bagno. Non hai niente da mangiare o da bere? No. Per favore, Arnold, non dirmi che hai intenzione di bere quell'acqua! È piena di sporcizia, microbi e i tuoi capelli! Non dire che non ti avevo avvisato!